Cominciare con i Maker e chiudere con la partecipazione alla Gabber mi sembra il modo migliore per un'ellisse che ci porta peraltro a Massimo Artini, che va detto è qui da questa mattina alle 9.20 e si è sentito tutte quante le relazioni. Io penso che soltanto per questo meriti un applauso e una standing ovation, perché non è frequentissimo vedere la politica che ascolta. Ora, in questo senso, appunto, avendo tu ascoltato, peraltro noi ci siamo già incontrati in diversi contesti, avendo tu ascoltato tutto quello che è emerso, quali sono le considerazioni che vengono rispetto a queste tematiche connesse alla necessità di una nuova formazione, di una nuova partecipazione, di nuovi modelli per costruire un futuro? Anzitutto, buongiorno a tutti e sono voluto veramente arrivare presto stamattina perché era mia intenzione vedere cosa risultava dai tavoli di lavoro, perché spesso si parla dell'istituzione e non ascolta, ma perdersi quella parte lì è fondamentale. Peraltro da quella parte, tutti i tavoli di lavoro, mi sono preso completamente gli appunti, ho riscritto le slide, perché se martedì in aula c'è il decreto sblocca Italia con le sue criticità, c'è la possibilità eventualmente di riportare questi punti direttamente come atti di indirizzo verso il governo per poterli vedere anche eventualmente approvati o realizzati. Tra tutti i tavoli di lavoro, il filo conduttore che a me mi preoccupava di più, cioè, e che è stato definito alla fine con l'ultimo intervento, è la mancanza, come il termine è perfetto, di contesto. Perché tutti i tavoli di lavoro si basano sulla possibilità per gli artigiani, e ve lo dico da imprenditore informatico che lavora nella provincia di Firenze, dove questo tipo di figura economica è il tessuto economico e sociale della nostra zona. Manca il contesto perché tutto si basa nella possibilità di fare una nuova economia basata su internet, dove non hai possibilità d'accesso a internet. Questo non vuol dire non avere accesso a un internet di base, ma la maggior parte delle aziende che gestivo prima di entrare in questa situazione non ha subito modificazioni in termini di qualità di internet dal 2003 a oggi. Questo vuol dire essere fermi di 10 anni, pur avendo fatto, per quanto riguarda le istituzioni, tutta una serie di investimenti mirati, e mi viene un po' da controbattere a quello che ho detto prima il Ministro, la spallata non la dai a internet se continui a privilegiare le grandi aziende che fanno banda larga per le dorsali, ma che non riescono a portare quell'internet che è già presente, dove gli investimenti sono stati fatti da almeno 20 anni, perché ricordo a tutti il progetto Socrates che ha portato la fibra ottica ovunque, ma non è fruibile da nessuno per due motivi. Primo, non si sa che queste reti esistono, neanche i comuni lo sanno. Secondo, è impossibile per un'azienda, per quel 92% di imprese che hanno meno di 9 dipendenti, accederci perché il costo è spropositato. Io ho imprese, non voglio portare questo esempio personale, ma è calzante, che avrebbero una fame di 10 megabit o di 100 megabit e che non se lo possono permettere, perché un investimento di quel genere, sia di cablaggio, sia di costo mensile, è spropositato rispetto a quello del costo, e questo penso sia, a parte quanto per... è presente nel dibattito politico quotidiano, perché poi alla fine queste sono cose, come dire, belle da sentire nei convegni della Maker Faire, ma questa roba quanto arriva poi in Parlamento? Io ho la sfortuna di essere ho fatto una scelta mirata di impararmi un nuovo mestiere andando in Commissione Difesa, di cui sono vicepresidente, quindi questo è stato un lavoro di quindi un esperto in informatica lo mettiamo in Commissione Difesa, no, in compenso della Commissione Informatica abbiamo messo un generale. No, mi ci sono messo da solo in Commissione Difesa, anche se è importante. Prima c'era un riferimento agli open data, una nostra azione è stata quella, e potrebbe essere interessante per molti, rendere disponibili i dati dell'Istituto Geografico Militare come dati aperti e non a pagamento, costano ancora 36.000 euro l'anno l'abbonamento all'IGM, cose che in Inghilterra sono gratuite e forniscono una capacità di sviluppo e hanno un potenziale e un moltiplicatore di investimento impressionante. Questa è una cosa che si può fare, ma nella commissione specifica, cioè in commissione comunicazioni, è un tema che viene trattato. Il problema è come viene riportato poi da quello che è l'esecutivo nel merito. Io riguardavo prima per chiarezza e per sicurezza, senza per non arrivare qui dicendo cavolate, ma l'articolo 6 che dovrebbe dello sblocca Italia, che prevede proprio la nuova digitalizzazione, non fa altro che, primo, garantire quelle rendite a chi ha già fatto investimenti, ed è il terzo comma dell'articolo 6, e non prevedere niente per risolvere quel problema, cioè il fatto di dare la possibilità alle persone normali, alle imprese che hanno fatturati relativamente bassi, di poter accedere a quei servizi, ma non perché sia colpa dell'imprenditore, perché te hai un tipo di azienda che ha quel tipo di struttura, ma
fruire di internet come hanno in Germania, come hanno in Olanda, come hanno in Francia, ti permette di fare quel passo in avanti che ora non puoi fare. E questa è, e me lo prendo come impegno per martedì, di fare anche un ordine del giorno in questi termini, perché chi l'ha provato a fare una cosa del genere, e termino come intervento, tutti sanno che prendere una fibra ottica e portarla nella propria azienda dalla dorsale costa 200 euro al metro per lo scavo. In alcuni comuni dove, prima che entrassi in Parlamento, feci questo tipo di proposta, utilizzare e rendere naturalmente, anche per, a livello nazionale, utilizzare i cavidotti esistenti, che fa risparmiare 50 volte quella spesa. Perché passare un cavo da dove è già esistente uno scavo costa 4-5 euro al metro e permetterebbe alla maggior parte delle imprese di poterlo fare. Solo che, per esempio, un'azienda... E questo è un nodo che ci facciamo al fazzoletto, anzi chiedo alla nostra social media manager di twittare l'impegno in maniera tale che mercoledì potremo controllare. Sì, no, ma io ben volentieri, perché è una cosa che va fatta per forza. Io ho imprese, anche non proprio così piccole, che lo stavano facendo, quindi imprese che hanno, che ne so, quattro capannoni e lavorano per le imprese di moda nella, come, la zincatura dei bottoni e questa roba qui. Loro hanno, sono in una zona lontana, vicino a una fibra, a un chilometro da una fibra ottica, hanno trovato l'accordo con il comune per passarlo dai cavidotti degli impianti elettrici, e dopo un anno e mezzo ancora non hanno finito di fare tutte le procedure per fare questa cosa. E questo ci riporta al tema della burocrazia, che prima ha strappato un applauso appassionato alla sala. E naturalmente sull'inconsistenza dello Sblocca Italia, come dire, correttezza vorrebbe che ci fosse un contraddittorio con un'altra parte politica, altrettanta correttezza vorrebbe che si facesse notare come le altre parti politiche, chi per irreperibilità, chi per inconsistenza, chi per indisponibilità, non sono venute. Quindi mi sembra più che legittimo non lasciare contraddittorio e chiudere con questo elemento di inconsistenza dello Sblocca Italia rispetto a questo volevo tema. Fare un appunto, io non sono qui per forza a criticare un dispositivo, io ho preso quell'articolo che mi interessava in questo argomento. Una volta che ti do ragione. No, lo so, però non è neanche bello, almeno non vorrei che risultasse per la mia parte politica il fatto di dire no, mi fa schifo a prescindere, è che valutandolo è lo stesso tipo di sistema fatto per dare una sorta di agevolazione in IRAP e IRES, e io sinceramente come piccola impresa agevolazione IRAP e IRES non le ricevo quasi mai, per fare determinati investimenti in zone dove non c'è mercato e quindi ti puoi permettere di ridurre quello che è il tuo costo dell'investimento per almeno 20-30 milioni, c'è una serie di spunti diversi. Questo è, nel merito, questo articolo dovrebbe essere tendenzialmente modificato. Daniele Vaccarino, presidente nazionale di CNA, anch'esso da questa mattina in sala. Tanti spunti, tante considerazioni nate nell'ambito di un'iniziativa nuova anche dal punto di vista del metodo. Qual è il, come dire, con quali propositi o con quali indicazioni esce da questa sala oggi? Primo, è l'ultimo intervento? O ci fanno, cioè, ovviamente ci sarà il famoso contraddittorio. Poi non lo so, credo che stiamo aspettando Marino. No, quindi si stiamo facendo melina per Marino in realtà, tutto questo ruota attorno alle esigenze di aspettare. Se facciamo melina partiamo da lontano. No, vogliamo toglierci il gusto di parlare dopo Marino, quindi non è l'ultimo intervento. No, certo. L'ultima parola ai padroni di casa, ovviamente. No, Marino viene alle 2. Ah, Marino sembra che verrà alle 2, quindi esatto. Possiamo andarcene a pranzo, meno male. Chiudere, insomma, quindi chiudete. Quindi abbiamo tutto il tempo per chiudere come vogliamo. Oh, va bene. Una volta tanto la politica non si frappone alla concretezza. Prego. Ma mi vengono due o tre riflessioni. Intanto partirei proprio quanto hai detto. Io sulle due o tre riflessioni mi sono messo seduto così. No, ma non la faccio lunga perché mi avete messo lì. No, ma quello è no, 7 minuti è per tutti quanti. Parto proprio dalle ultime considerazioni, che è quello di che facevo anche parte di uno dei gruppi di lavoro. Il problema della digitalizzazione delle aziende, della capacità delle nostre aziende di informatizzarsi e degli strumenti che abbiamo a disposizione. Allora, qui c'è lavoro per tutti, non c'è una contrapposizione, nel senso che da un lato abbiamo, e lo dico come presidente della CNA, un ritardo da parte delle aziende, da questo punto di vista notevole, per mille ragioni che adesso non stiamo a identificarle, o ci sarebbero, ma c'è un ritardo da questo punto di vista. Soprattutto nelle aziende più piccole, ovviamente, più si scende. Dall'altra c'è il ritardo, addirittura degli aspetti economici non di poco conto, di dare la possibilità alle aziende che invece quel gap l'hanno superato di collegarsi. Allora, qui sta un po' il ruolo dell'associazione, e mi rilascio magari all'ultimo dei gruppi che ci hanno lavorato. Io ritengo che
un'associazione come la nostra abbia tra i compiti primari oggi, al di là di tantissime altre cose deve fare, quello di intermediare fra quella che è le aziende che rappresenta e il futuro delle stesse. Questa è la grande difficoltà, la grande sfida che abbiamo. Allora, quando prima si diceva le associazioni hanno resettato o meno, beh, io ho l'ambizione di dire, forse un po' di presunzione. Parlare di politica? Prego. La resettera della politica. Sì. No, no, parlo di resettare la nostra associazione. Ho forse anche la presunzione di dire, ma CNA l'ha fatto. Noi stiamo facendo uno sforzo spaventoso da questo punto di vista per trasformarci in una CNA e un'associazione profondamente diversa, perché ci siamo resi conto terribilmente che quel tipo di aziende che rappresentavamo con un tipo di con quell'organizzazione che avevamo non saremmo riusciti a porci quell'obiettivo di cui parlavo prima, cioè di portare, aiutare le nostre aziende ad agganciare il futuro. Oggi noi abbiamo corriamo il rischio che le aziende guardino al futuro come una disgrazia. Questo è il dramma. Allora, se non c'è una forza come quella che può esprimere un'associazione che fa intravedere, prima col ministro si parlava l'altra sponda, che fa intravedere che ci sono strade, certo difficoltà economiche, tutto quello, ma ci sono strade per arrivare ad un qualcosa di positivo nel futuro, noi manchiamo totalmente il nostro ruolo. Noi, le associazioni non sono nate solo per fare delle lobby per chi le fa meglio o per difendere l'esistente. Assolutamente. Noi abbiamo il compito di difendere, quando si tratta di difendere gli interessi della categoria che rappresentiamo, ma abbiamo il compito di cercare di traghettare il corpo migliore delle nostre aziende, creare le famose le buone pratiche, cioè far vedere che c'è la possibilità di uscire dalla situazione di impasse che stiamo vivendo. Questo è un compito forte sul quale credo ci stiamo lavorando, con sicuramente dei limiti anche culturali, dei limiti organizzativi che venivano evidenziati nelle ultime slide che sono state presentate, ma sulle quali ci abbiamo scommesso. Quindi, come dire, non sindacato ma struttura di supporto. Quindi allora, se vogliamo parlare di vecchi termini, rientriamo nella vecchia diatriba se l'associazione deve fare servizio sindacale. Basta, non c'è più questa cosa qua. Cioè, è un sindacato diverso, è un'immagine, non un'immagine, è una forza di un'associazione che si pone come alla testa di gruppi, di imprese per riuscire a intravedere un futuro migliore per la società in generale. E quindi aggancia possibilmente i nuovi mestieri, li mette a confronto con i vecchi, cerca di farli comunicare, questo è il nostro compito, sempre maggiore. E questo come si trasforma in programma di lavoro, soprattutto pensando a quell'utenza di giovani che sono, come dire, gli utenti di CNA, gli utenti, i fanno parte integrante del sistema di CNA giovani? Visto che la domanda è difficile, falla lei. È ovvio. Infatti. Allora, dunque, noi veniamo da, oltre a questo evento, un evento abbiamo fatto a Siracusa 2 settimane fa sulla formazione, in cui le riflessioni, quindi la richiesta anche di cambiamento, se vogliamo, l'esigenza di cambiamento che tutti noi avvertiamo per il sistema, in realtà deve partire anche un po' da noi giovani, nel senso che ci deve essere anche la consapevolezza nostra del ruolo da dirigenti associativi, da imprenditori, comunque anche noi dobbiamo di fatto cambiare e modificare l'approccio, cioè da un approccio più combattivo, da un approccio con andate a casa tutti e arriviamo noi, questa l'abbiamo superata probabilmente anche come giovani, questa fase anche di affermazione, ma siamo in quella fase di vogliamo costruire, vogliamo essere anche noi attivi, dare il nostro contributo. Quindi i giovani del SERF diventano i giovani della concertazione? I giovani della concertazione sì, perché comunque c'è molto da cambiare, ma non si può, non è corretto, non perché non sia corretto come concetto così buttare via tutto, ma perché assolutamente quello che è stato fatto in quel modo perché andava bene, era efficace in quel modo, in quel momento. Oggi
chiaramente sono un po' cambiate le cose. E anche come giovani, per diventare anche migliori come imprenditori, non lo dico solo per l'associazione che forse in un giovane imprenditore è vista ancora un qualcosa come la politica, come un qualcosa di distante, qualcosa da combattere, qualcosa da vetusto e quant'altro, ma va vissuta in prima battuta, ma per migliorare anche nella competenza imprenditoriale, cioè imparare a collaborare, imparare a fare rete, vivendo un'associazione lo si impara molto di più e capisci anche quanto poi diventa efficace a livello della tua impresa, perché essere giovane non vuol dire escluse tutte quelle cose di collaborazione, di rete, web, siano tutte automatiche, ma c'è da fare molto anche in quel campo lì, anche perché moltissime nostre aziende sono imprese di seconda generazione, quindi giovani cresciuti in un contesto che è quello tradizionale, quello che è stato fino a 5-10 anni fa, quindi non è sempre così scontato. E anche sull'aspetto del digitale, io vengo da una regione che è la Lombardia, che in termini di infrastruttura ha fatto già moltissimo, eppure a livello imprenditoriale che utilizzano queste infrastrutture non c'è ancora una percentuale così alta, quindi il percorso culturale, quindi fare capire quanto è importante la rete per fare impresa, anche comunque un concetto sul quale dobbiamo lavorare molto, perché la percezione di quanto si possa fare effettivamente, quante opportunità ti può creare, che non è soltanto il contatto dell'imbianchino sui social, per carità, ma è tanto altro, è ancora tutto un percorso da costruire. Quando il Presidente diceva che l'associazione ha questo compito, è vero, oggi come oggi, fino a ieri l'associazione rispondeva delle esigenze che arrivavano dalle imprese in termini di servizi, in termini di rappresentanza, oggi è esattamente il contrario, l'associazione deve essere lungimirante e aiutare le imprese a traghettarle, a prenderle per mano e portarle in quel contesto, perché l'imprenditore oggi da solo non c'è stato il contesto chiaramente costruito fino ad oggi per poterlo fare, quindi possono svolgere un ruolo importante proprio per aiutare le imprese da una parte a sopravvivere, perché comunque la situazione è veramente drammatica, e cambiare modo di fare impresa pare facile a parole, poi nei fatti però non è così semplice, perché poi grandi aiuti, grandi appunto infrastrutture, grandi la politica e quant'altro non è che proprio sono tutti lì, soprattutto nel confronto dei piccoli. Adesso non voglio fare la vittima di provenire da un mondo sconosciuto, perché non voglio nemmeno parlare di ci trattano male, siamo sempre, secondo me ci conoscono poco, siamo poco conosciuti e abbiamo un'idea dell'impresa in Italia che è la grande impresa, che diciamocelo però in Italia non c'è di fatto, non verbalizzate però siamo sconosciuti, e sicuramente un esame di coscienza ce lo dobbiamo fare anche noi, cioè se oggi il nostro premier le associazioni non le può vedere, sicuramente ha il suo modo di fare, però io direi probabilmente qualcosa abbiamo sbagliato in questo paese, nel modo di porci, quindi ci stiamo e fortunatamente devo dire appartengo a un'associazione che l'essersi messo in discussione, affrontare questo tema della digitalizzazione dei makers, delle startup lo sta affrontando, e stiamo cercando di capire come effettivamente essere un supporto, perché dirlo è facile, poi farlo è un po' più complicato, quindi sono assolutamente contenta di appartenere a un'associazione che si sta mettendo in discussione. Ecco, anche il modo in cui avete gestito questi due giorni è una dimostrazione del fatto che si cerca comunque il confronto, si cerca qualcosa che in altri tempi probabilmente avrebbe avuto meno peso. Ma da questo punto di vista si tirano sempre le orecchie alla politica, alle istituzioni. Proviamo a invertire il gioco e facciamo sì che il presidente Vaccarino dell'associazione, presidente dell'associazione, tiri l'orecchia ai suoi associati. Cioè, cos'è che manca ai piccoli imprenditori, agli artigiani in questa direzione? Abbiamo parlato di contratti di rete che fanno fatica a partire, abbiamo parlato di collaborazione che difficilmente si sviluppa rispetto al livello di collaborazione che si vede in altri paesi. Ma nel DNA dell'imprenditore italiano, quali sono i pezzi che in qualche modo andrebbero aggiunti per metterlo nelle condizioni di essere competitivo in un'economia che cambia? Ho capito, c'è un complotto contro di me, ne devo sparare tante contro i miei associati di modo che non essere più rieletto, mi sembra che funzioni. Fai anche una bella conclusione carica, prendi questo spunto e poi vai a chiudere, che chiudiamo, non dobbiamo aspettare più nessuno. Per non cui gli diamo la parola ancora, diamogli un attimo. Perché diamo allora prima la parola a lui e poi chiudi tu. Perché mi interessavano spunti. Sì, poi facciamo i saluti di ringraziamenti dopo. No, non me la state qui ancora 5 minuti, avete fretta? No, mi date un no più convinto?
Oh, ok, ci vogliono ancora qui, quindi siamo qui sereni fino alle 2, alle 3. Lo ringrazio perché mentre parlava Stefania, ragionavo non tanto da parlamentare quanto da imprenditore che nelle associazioni comunque, delle associazioni di servizi ne ha sfruttati. Come consiglio, sono due, uno riguarda la parte più grande che è quella la parte bancaria, che sono esperienze fatte con aziende all'estero, ma in merito alle associazioni, quello che può essere lo spunto che queste importanti realtà possono fare sono quelle di far vedere agli imprenditori che questi metodi, questi processi, questi sistemi diversi funzionano e ti permettono di abbattere i costi e alla fine dell'anno avere degli utili, perché poi fondamentalmente, parliamoci sinceramente, alla fine dell'anno uno vuol guardare un bilancio che sorrida e che non sia una tragedia. Ma sembra una stupidaggine, ma spesso e volentieri quando te ti approcci a determinate situazioni associative ti manca di capire, di percepire quel perché riesci a fare quel passo diverso. Allora, questo deve essere per me, ma come politica posso fare ben poco, nel senso che da un punto di vista per l'appunto parlamentare è una cosa che mi compete solo per la visione ne posso dare. Cioè dare quello spunto di questo sistema funziona e questo sistema è praticabile. Ma da parte della politica, se noi non vediamo come governo, come Parlamento, gli strumenti per poterlo far funzionare, perché tutto funziona e tutti gli spunti fatti sono perfetti, magari in Francia dove hanno una banda larga media a 20 megabit. E questo non funziona, è difficile farlo funzionare qui, perché se io prendo, non parlo della mia zona che purtroppo è troppo vicina al Premier, e il Premier quando ha avuto comodo, le associazioni hanno fatto tanto comodo da giovane, perché lo conosco molto bene, siamo a 3 km di distanza quindi, e abbiamo la stessa età, quindi ci si conosce abbastanza bene, ma il punto è, prendo zone vicine, zone del Cotto, delle nostre parti, che dove la programmazione dei sistemi è stata fatta senza l'energia elettrica, senza internet, e quindi questa gente si ritrova in luoghi che di natura hanno l'artigianato come tessuto sociale, ma che non si possono permettere di lavorare con nessuno perché non c'è nessun sistema. Questo per quanto riguarda la parte istituzionale. L'unico consiglio è far vedere che funziona, perché qualunque imprenditore, dato questo percorso, per me lo fa. Io lo consiglio da consulente informatico percorsi come questi ai clienti, e funziona quando gli fai vedere che funziona ed è per loro un vantaggio. Daniele Vaccarino. Ma non è mia abitudine non rispondere alle domande, quindi parto dalla domanda di prima, anche se è pericolosa. Possiamo migliorare, che poi è una domanda... Che è un po' pericolosa proprio per i motivi che ho detto, tirare le orecchie un po' alle nostre imprese, cosa che non faccio normalmente, perché in un periodo di questa natura tirare ancora le orecchie a uno che le orecchie le ha già abbassate al massimo è estremamente difficile. Serve anche per rialzarle. Ecco. Però lo faccio qui perché questo tipo di manifestazione, perché io a questo punto diventa una manifestazione questa... È il grande vantaggio di metterci a confronto con un mondo diverso, con un mondo nuovo, e quindi conseguentemente nel nostro ragionamento mentale dire vabbè, allora qual è la distanza che c'è tra ciò che vedo per esempio negli stand sotto e ciò che vedo giornalmente quando vado nelle aziende, tra i miei fornitori, tra i miei clienti. E qui sta il problema di eventuale tirare le orecchie. Noi abbiamo vissuto, forse per un po' troppi anni, con una certa parlo fino al 2005, 2006, 2007, una certa qual convinzione che comunque un mercato c'era. E conseguentemente, anche se è vero l'Italia cresceva solo dell'1,5, gli altri crescevano del 4, del 3, dell'8, noi dicevamo il mercato c'era. E soprattutto le imprese di piccole dimensioni, non solo per la mancanza di strumenti, per la mancanza di tutte le cose che ci siamo detti, oggi la prendo in termini un po' critici, quindi le nostre imprese, come dire, si sono leggermente adagiate su quello che erano il terreno a loro più favorevole, cioè un mercato locale, un mercato fatto di ripetitività del prodotto che facevi, un mercato tutto sommato fatto in maniera da poter sopravvivere il giusto.
anche con alcune deformazioni culturali in alcune aree piuttosto che in altre, per cui si davano per scontato alcuni aspetti, tipo il passaggio aziendale da padre e figlio, cosa avvenuto negli anni precedenti. Allora, questo tipo di azienda, questo tipo di organizzazione, è indubbio che va fortemente in crisi per due forti ragioni. A, la prima, arriva una crisi finanziaria prima ed economica dopo, che mai avvenuta al mondo. Secondo, cambiano i paradigmi culturali. La grande trasformazione tecnologica, la grande trasformazione che l'informatica introduce, spiazza totalmente questo tipo di aziende. Ecco perché dicevo il ruolo dell'associazione terminerò. Perché è mancata forse in quel periodo qualcuno che ammonisse che continuando quei tipi di percorso non si poteva agganciare quelle che erano le grandi trasformazioni che già a livello mondiale stavano avvenendo. Noi abbiamo avuto paura inizialmente della globalizzazione. Quante volte abbiamo sentito dire l'introduzione di dazi, l'introduzione di norme che cercassero di limitare. Certo, le distorsioni ci sono della globalizzazione, non voglio qui... però abbiamo avuto paura per un certo periodo di cogliere che comunque quel mondo andava avanti e che non avevamo la forza di fermarlo. La crisi ci ha messo di fronte e ce ne ha fatto accorgere in una maniera enorme e troppo di colpo. Accanto a questo, tutte le difficoltà che abbiamo, che sono state elencate prima e che oggi non voglio fare di nuovo l'elenco delle spese di quelle che sono le nostre problematiche, accanto al fatto che è cambiato il rapporto con i sistemi bancari, sono cambiati in questi anni i rapporti in modo stravolgente. Un tempo c'era il direttore di banca che conosceva, si può dire, l'andamento familiare economico dell'azienda e quindi aveva delle anche capacità di poter, nella propria sede, insomma, di intervento, di poter decidere, per cui il rapporto con il credito era un rapporto, come dire, si basava anche un po' sulla fiducia. Oggi si impostano i parametri del proprio bilancio e secondo l'esito si decide o meno se dare una pratica o meno. Ecco che viene a mancare e a venir meno quindi un mondo dentro il quale il mondo dell'artigianato tutto sommato ci stava. Ecco. E allora bisogna inventarsi il futuro. Questo è quel che esce da 6 anni di grandissima crisi, che bisogna inventarsi un nuovo futuro. Alcune imprese sono partite e sono imprese che hanno magari avuto un pochino più di capacità di ristrutturarsi, di collegarsi ad altre, di capire che il prodotto che facevano andava fortemente trasformato nei metodi di lavoro e forse anche lo stesso prodotto. Questo sta avvenendo. Io arrivo dal quello che era il centro dell'automotive di un tempo e le fabbriche in Torino lavoravano per la Fiat, punto. Oggi non c'è più un subfornitore del settore dell'automobile che lavori solo per Fiat. Lavorano per tutte altre aziende più Fiat. Questa è la capacità che hanno avuto imprese che si sono accorte un pochino prima di altri di trasformare quello che doveva essere il loro mercato di riferimento. E quindi, come dire, la necessità di reinventarci il futuro. Quindi abbiamo la necessità di reinventarci il futuro. Quindi, per questo che oggi è importante essere qui, è importante entrarci e contaminarsi, come ormai diventa abitudine dire. E in questo senso concludo, la nostra associazione, riprendendo le cose che dicevo prima, più di altre, e lo dico nuovamente con presunzione, più di altre ha saputo cogliere quelli che erano i limiti del mondo associativo e ha saputo cogliere quelli che erano i limiti intrinseci, propri del modo di lavorare. Il problema è che mettersi in discussione non è facilissimo. Allora io l'appello, perché lo rivolgo proprio quasi come appello che faccio ad una platea più giovane, ma non solo più giovane di età, ma più giovane anche di mentalità, è che è necessario un grandissimo contributo da parte vostra
alla nascita di questa nuova CNA, alla nascita di questa associazione. E questo naturalmente chiama in causa Chiama in causa Milo. Assolutamente Stefania, ma chiama in causa anche per un'altra ragione che io ritengo estremamente utile, estremamente importante. Noi non stiamo perdendo iscritti, pochissimi. Anzi, abbiamo avuto anche periodi di crescita. L'anno scorso un piccolo cedimento dovuto più che altro a aziende che non si iscrivono più perché non esistono più. Ecco. Ma allora, se questo sta avvenendo, significa che rappresentiamo comunque ancora un'ancora di salvataggio, che rappresentiamo un punto di riferimento per il mondo dei piccoli. Allora noi abbiamo il compito di coglierla al volo questa grande cosa, e quindi il collegamento soprattutto con i giovani che si mettono in proprio, che tentano la strada del mettersi in proprio, è quello di un coinvolgimento complessivo che porti queste nuove risorse al nostro interno. Stefano, il carico di responsabilità, quindi un carico di responsabilità forte, assolutamente, perché noi ne abbiamo bisogno, ma ne abbiamo bisogno per costruire insieme. E qui chiudo sul serio, riprendendo questo grande tema di innovare, cioè il mettere insieme i makers e mettere insieme la grande capacità, la grande tradizione del mondo che rappresentiamo. Grazie Daniele. L'ultima battuta finale: l'artigiano è il mestiere più bello del mondo. Vi ringrazio tutti per essere rimasti davvero qui fino alla fine, vi ringrazio per queste due giornate, ringrazio tantissimo, ma davvero tantissimo, tutti gli speaker che da ieri mattina fino a adesso sono rimasti qui con noi, li voglio ringraziare uno per uno, parto dalle donne, ovviamente Martina, Ivana, D'Antonella, per tutti i nostri speaker uomini, Walter, Andrea, Ernesto, aiutatemi, Armando, Francesco, il gruppo di Artigian Cassa. E mi pare che siamo tutti. Devono essere sei, quindi non so se li ho citati tutti. Un saluto, è stato citato ieri, ma ci tengo a recitarlo anche oggi, è un caro amico che purtroppo è scomparso pochi giorni fa, che oggi cadeva anche il suo compleanno, il suo 49esimo compleanno, che è Alberto D'Ottavi, un amico di CNA anche. E speriamo che siano state due giornate produttive per tutti, sicuramente il lavoro dei tavoli che vi restituiremo anche in un lavoro un po' più approfondito rispetto ovviamente a quello che è stato presentato oggi. Un grazie davvero a tutta la mia presidenza, a Luca Iaia, CNA ovviamente, CNA di Roma che ci ha supportato, c'è il presidente Rino qui con noi fino alla fine, Artigian Cassa che ci ha sponsorizzato e ovviamente non si può, è sempre il nostro grande sponsor, grazie davvero a CNA. Grazie a tutti.